Gesù Cristo avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina Nostra, bentrovati a tutti voi per questo consueto appuntamento con il Catechismo di San Pio X commentato da Padre Dragone. Oggi abbiamo dinanzi a noi, nel percorso che stiamo facendo della prima parte del Catechismo, che è quello dei Preambula Fidei, quello che investe i temi centrali della teodicea, della teologia naturale, o se volete anche, per chi ha studiato teologia, quella branca, quella sezione introduttiva della teologia che si chiama teologia fondamentale, i cosiddetti preambula fidei. E ieri ci eravamo fermati a meditare insieme i punti 10 e 11, cioè se Dio è onnipotente e se Dio può fare anche il male. Ecco, abbiamo visto ieri questa storia qui che la teodicea diciamo mette innanzi. Quest'oggi proseguiamo la nostra percorrenza con i punti, con le domande 12 e 13. Cominciamo con la domanda 12, che però è molto impegnativa, per cui prenderà abbastanza tempo, forse praticamente tutto quello di oggi, perché è una domanda decisiva. La domanda è: Dio ha cura delle cose create? Ecco, questa è la domanda. Dio ha cura delle cose create? Domanda numero 12. Risposta che San Pio X, sempre nella sua straordinaria abilità pastorale, offre. Dio ha cura, e qui c'è il termine decisivo su cui oggi mediteremo, è provvidenza delle cose create e le conserva e dirige tutte al proprio fine, con sapienza, bontà e giustizia infinita. Dunque, Dio crea il mondo, abbiamo detto nei giorni scorsi, ma Dio non è immanente al mondo, anzitutto. Questo contro tutto l'immanentismo e il panteismo, queste sono due eresie condannate, poi dallo stesso San Pio X nella Pascendi. Ecco, e cosa sono l'immanentismo, il panteismo? L'idea che c'è un Dio che ha creato ma che si confonde con il creato stesso, che fa parte di questa realtà creata, diciamo in qualche modo, ecco. Mentre in realtà Dio è assolutamente trascendente rispetto al mondo, proprio perché il creatore crea il mondo. Fra un po' vedremo le cinque vie di San Tommaso d'Aquino, che restano a mio avviso, nonostante la critica kantiana, Kant, Immanuel Kant, questo filosofo che ha fatto storia, no? È uno dei filosofi, uno degli snodi, potremmo dire, fondamentali del pensiero filosofico, anche relativamente alla teodicea, alla teologia naturale, per cui non si può del tutto trascurare. E Kant faceva una certa critica alle cinque vie, alla via cosmologica di San Tommaso d'Aquino, cioè alla comprensione dell'esistenza di Dio a partire da cinque vie che fra un momento vedremo. Kant ha offerto una certa critica, però queste cinque vie restano senza dubbio valide. Allora, Dio crea, ma non l'immanentismo, non il panteismo, perché Dio crea, ma è al di fuori della creazione, cioè la governa, non è dentro il mondo. Pure però, allo stesso tempo, abbiamo affermato che però Dio non abbandona il creato a se stesso, ecco, contro la visione del deismo. Se da una parte la Chiesa Cattolica, vedete quanto è bello il Magistero, figli cari, vi volevo far presente che subito dopo questa catechesi metterò un post su Radio Domina dove lamento il silenzio dei preti, che dovrebbero venire fuori se non altro per difendere la sana dottrina cattolica. Vedete bello quanto è bello il Magistero. La Chiesa condanna da una parte panteismo e immanentismo, ma anche dall'altra parte condanna il deismo, cioè l'idea che Dio crea il mondo e poi se ne disinteressa. E il deismo, questo è il deismo, il primo Voltaire, lo abbiamo visto, pensava questo: Dio crea il mondo, ma poi tutti i deisti prima o poi approdano all'ateismo. Allora né l'una né l'altra delle due vie è percorribile, ma la fede cristiana invece ci insegna, il Magistero della Chiesa, il Catechismo di San Pio X, primo, che Dio crea il mondo ma è totalmente altro rispetto al mondo, è che nonostante questa alterità radicale Dio non abbandona il mondo a se stesso ma lo governa, abbiamo visto ieri, mediante le cause seconde, come si chiamano, ecco. Allora però
la categoria con cui la teologia fondamentale ha cercato di approfondire il tema del governo del mondo da parte di Dio è la categoria che ieri accennavamo, oggi l'approfondiamo, di provvidenza. Ecco, una parola importantissima, una parola importantissima che indica, viene dal greco, la parola viene dal greco e indica proprio questa storia qui della, come dire, azione ordinatrice da parte di Dio nei confronti del mondo. Ecco, viene dal mondo greco questa idea della provvidenza. Il termine greco è pronoia, che vuol dire appunto azione ordinatrice. In una parola è il nous o il demiurgo, nella visione greca, filosofica greca, questo Dio o il motore immobile, come lo chiama Aristotele, perché nella tradizione filosofica, anche quando si afferma l'esistenza di Dio, difficilmente vi si attribuisce un carattere personale. Generalmente si parla di un'idea o si parla di un'energia, e così difficilmente si approda alla visione personalistica di Dio. È la rivelazione biblica giudaico-cristiana che parla di Dio come persona. Addirittura nella fede cristiana noi professiamo un Dio soltanto, ma in tre persone, quindi una comunione di persone, come dicevamo ieri sera commentando il prologo di Giovanni. Dunque, provvidenza è un termine che esisteva già nella filosofia greca. La teologia cristiana, soprattutto, come ora vedremo, anzitutto coi padri della Chiesa, ma in modo del tutto particolare con Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino, hanno assunto questa categoria di pronoia con cui Dio ordina il cosmo e lo guida verso un fine prestabilito. Ecco, verso un fine prestabilito. San Tommaso d'Aquino riconosce la difficoltà nella comprensione del potere di Dio nel mondo a causa dell'esistenza del male. Ecco. Infatti scrive nella Summa Theologiae, parse prima Questio 25 articolo 3, tutti sono d'accordo nel riconoscere che Dio è onnipotente, ma San Tommaso d'Aquino vive nel 1200, oggi abbiamo a che fare anche con l'eredità pesante del post-illuminismo, che oggi è il post-modernismo, in una parola il nichilismo radicale, per cui neanche questo è più riconosciuto come tale. Ad ogni modo, lui dice, tutti sono d'accordo nel riconoscere che Dio è onnipotente, ma il difficile, dice lui nella Summa Theologiae, sta nell'assegnare la ragione dell'onnipotenza. Dopo Auschwitz, dopo Hiroshima, dopo Chernobyl, dopo il crollo delle Torri Gemelle, la domanda diventa centrale: in che modo Dio è onnipotente? È la domanda, come dicevamo ieri, che la Teodicea pone e che è più antica di Leibniz, il filosofo Leibniz del Settecento, ritenuto fondatore della Teodicea, perché risale ancora prima quella domanda: si Deus bonus, unde malus, cioè se Dio è buono e al limite governa il mondo e non lo abbandona a se stesso, da dove viene il male? Da dove viene il male? Il problema della Teodicea è di affrontare la questione del male senza venirne fuori, perché l'unico modo con cui si può parlare del male è quello filosofico agostiniano da una parte e dall'altra quello teologico biblico. Filosofico agostiniano, Agostino, riprendendo la matrice neoplatonica, dice che il male è privazione del bene, fra un momento ci arriveremo. Il male è una privazione del bene, defectus boni, capite? Il male è defectus boni, cioè una privazione del bene. La visione manicheista, che poi è tornata anche questa di moda, c'è un neomanicheismo come ora vi dirò, vedeva due principi, il principio del bene e il principio del male, due dei, no, che si fronteggiano, il Dio del bene e il Dio del male, ma non è così, non esiste una divinità del male coeterna, preesistente come il bene, perché il male è defectio boni, cioè dice San Tommaso, o privazio anche, l'altro termine di norma usa defectio nel De Civitate Dei, molto frequente, ma anche però privazio, cioè privazione del bene. Ma come giustamente sta scrivendo Sara Pace, il vero problema è di matrice teologica prima ancora che filosofica, cioè il peccato originale, il peccato delle origini. Il peccato delle origini ha introdotto questa, diciamo, esperienza di male nell'essere umano e nel creato, come fa un momento vedremo. Certo, tutti voi vi ricorderete quel passaggio, penso,
di Elie Wiesel, che citavo ieri, un sopravvissuto che poi diventa un famoso scrittore al campi di concentramento di Auschwitz, che racconta quel passaggio lì dietro di me, mentre viene appeso alla gogna, viene ucciso per impiccagione uno dei detenuti del campo di concentramento di Auschwitz, abbastanza giovane, e dietro di me, scrive lui, sentì il solito uomo domandare: dov'è dunque Dio? E io sentivo in me una voce, molto bello questo, che gli rispondeva: dov'è? Eccolo, è appeso lì a quella forca. Ecco, in che modo, alla luce della categoria di provvidenza, pronoia in greco, Dio si prende cura del mondo. Dove era Dio quando c'è Auschwitz? Dov'è Dio quando ci raggiunge la malattia e si raccorcia la prospettiva? Dov'è Dio quando a una mamma muore un figlio in un incidente stradale? Dov'è Dio quando accade il male? È la domanda che il tizio pone di spalle a chi sta assistendo al giovane che si dimena in attesa di perdere del tutto il respiro e morire soffocato per impiccagione. E la risposta: Dio è lì che soffre con lui. Questo è un grande mistero che io oggi sto cercando di approfondire alla luce delle affermazioni di Pio X, del suo catechismo, niente affatto ingenuo. Dio ha cura e provvidenza delle cose create. Le conserva perché c'è anche una conservazione da parte di Dio del creato. Dio, pensate il mondo, figlioli cari, no? Non entriamo sempre ogni volta su questo, ma è un campo anche questo affascinante. E questa legge di gravità per cui il mondo gira, no? Continuamente e si regge, potremmo dire, lo diciamo così, in termini un po' banali, ma perché tutti possano capire. E si regge su se stesso girando e continuo, ma in realtà è Dio che lo conserva così. Pensate che in qualunque momento potrebbe arrivare un asteroide, no? Quanti corpi celesti nel corso dei secoli e dei millenni sono passati dal pianeta Terra eppure vanno oltre, perché Dio conserva il mondo, lo governa. Ecco, lo governa. E sembrerebbe peraltro che una delle ultime cadute sulla Terra di un asteroide fu quando finì l'epoca dei dinosauri, no? Il Jurassic Park, come si dice, che furono estinti questi grossi animali a causa del fatto che sulla Terra precipitò un asteroide. Ecco, questo è quello che dicono molti scienziati. La scienza sempre aiuta molto nell'approfondimento. Vi ricordo quando Giovanni Paolo II aveva scritto Fides et Ratio, cioè se non c'è un pregiudizio però. Perché il problema di molti che oggi conseguono la laurea nelle scienze chimiche, biologiche, quelle altre storie lì, così delle scienze varie, è il pregiudizio positivista, per cui tutto ciò che è religione, tutto ciò che è fede, evidentemente. Non è appunto garanzia di verità. Se però uno scienziato come per esempio Antonio Zichichi decide di dire non ho pregiudizi, vedete quanto è bello Fides et Ratio che collaborano. Allora, Dio si prende cura, dice San Pio X, come conservando il creato. Questo è il primo modo con cui Dio, la provvidenza divina, accompagna il mondo, conservando il creato e dirigendolo, l'altro verbo. Quindi Dio conserva e dirige. Ecco i due verbi di Pio X che secondo me sono straordinari. In che modo la provvidenza, se leggeste per esempio, vi ricordate chi è lo scrittore che più di tutti ha parlato della provvidenza divina? Sono certo che me lo direte, vediamo se ci azzeccate, poi alla fine io vi do conferma o ve lo dico io. C'è uno scrittore dell'Ottocento italiano che ha scritto un romanzo, ma più facile di così, non so come dirvelo, che è diventato famoso proprio perché ha sviluppato il tema centrale di una provvidenza di Dio che è in pieno clima positivista, razionalista, che si prende, brava Isabella Emery, ecco la prima che risponde, Isabella Alessandro Manzoni. La lettura dei Promessi Sposi, al di là della trama anche abbastanza simpatica che la caratterizza, mi ricordo sempre quando io leggo i Promessi Sposi, scusate così, una annotazione un po' ironica.
quando il trio Lopez, Marchesini e Solenghi hanno fatto quella parodia irriverente dei Promessi Sposi, perché comunque è un romanzo per certi versi anche ironico, divertente, ma la trama del romanzo è straordinaria. Eh sì, lo state dicendo tutti, bravi, Giovanna, Renato, no, Alfonso non è Verga, è Manzoni, soprattutto. Anche Verga un po', diciamo, l'approfondisce, ma è Alessandro Manzoni quello che più di tutti ha sviluppato questo. Vi dicevo, che è appunto il tema della provvidenza. E San Pio X dice quali sono appunto le maniere, le due maniere con cui Dio si prende cura del mondo, lo conserva e poi lo dirige verso il fine, verso un proprio fine. Che non è un fine abbandonato anche questo a se stesso, a noi sfugge fino in fondo quali sono i fini con cui Dio dirige la storia del mondo. Fino in fondo non lo sappiamo, ma San Pio X in questa risposta numero 12, che secondo me è tra le più importanti, come vedete sto dedicando tutta la catechesi a questo, ma non poteva essere diversamente, del resto noi non abbiamo affatto premura finché Dio ci dà fiato in collo, in gola, e dunque Dio governa il mondo e lo dirige a un proprio fine con sapienza, bontà e giustizia infinite. Ecco. Mentre noi possiamo governare le nostre cose, la nostra casa, la nostra salute, i nostri interessi bancari, se ce li abbiamo, con sapienza e giustizia creaturali, quindi finite, e invece Dio governa il mondo e lo dirige verso un fine ben preciso in maniera, che la sua giustizia e la sua sapienza sono infinite, perché è Dio, ecco, perché è Dio. Allora il male da dove viene? Ma prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo dire questo, fiori cari, ma attenzione bene a questo, Dio lascia che ci sia un governo attraverso le cause seconde. Prendiamo in esempio, in esame, l'essere umano. No? Noi forse tante volte ci pensiamo poco a questo, ma il nostro corpo è, come ci insegnano i medici, come io quando vado a fare le visite, raramente bisogna trovare sempre un medico di cui fidarsi, no? Non so se siete d'accordo. Ad ogni modo, quando te trovi un medico che ti è simpatico, entri in sintonia con lui, è bello, a me è capitato e capita fare delle domande che ti lascia, perché loro sono i primi a riconoscere che il corpo umano è strutturato in una maniera del tutto straordinaria. Non c'è un organismo che sappia difendersi come il corpo dell'uomo. Il corpo umano ha una capacità di autodifesa, un istinto di sopravvivenza che è assolutamente straordinario. E dire però che nell'uomo, rispetto agli animali, la capacità di sopravvivenza è anche determinata dall'uso dell'intelletto, eh? Dall'uso dell'intelletto. Per cui quando l'intelletto si guasta c'è anche, come sappiamo, tutte quelle malattie brutte che caratterizzano le patologie mentali, no? Sono ampie purtroppo le patologie mentali, ma il corpo umano si autoprotegge. Quando viene un virus l'organismo fa di tutto per respingerlo e per proteggerlo, ma voi immaginate anche quando in condizioni di normalità, mentre io vi sto parlando, che cosa avviene dentro di me? Il mio cuore pompa ossigeno e c'è tutto questo lavorio interiore che non è che prende riposo, durerà fin tanto che io campo. E questo riguarda tutti. Durerà finché io campo. È vero che quando andiamo la notte a letto, la sera a letto per dormire, e mi pare che i medici questo lo confermino, il nostro corpo a un certo punto i livelli, diciamo così, si abbassano, no? Al battito cardiaco, la respirazione, tranne quando uno non russa, la respirazione, il battito cardiaco, i ritmi interni al corpo umano, ecco, si rilassano, ma non cessano. Sì, in qualche modo potremmo dire vanno a riposo, ma non cessano. È un ritmo continuo che il corpo umano fa fin tanto che può.
Ecco, poi quando subentrano le malattie che conducono alla morte è un'altra cosa, ma di per sé il corpo umano fino all'ultimo cerca di difendere se stesso. Ecco, questa lettura dell'organismo umano, del nostro corpo, può farci dire, esclamare, come dice il Salmo, ti lodo, Signore, perché mi hai fatto come un prodigio. Quando io ero ragazzino e trovavo, perché io li leggo i salmi da sempre, e leggevo questa parola, questa parola del Salmo, ti lodo, Signore, perché mi hai fatto come un prodigio. A dire il vero, io non la leggevo perché mi sembrava di fare un atto d'orgoglio, ma la prendevo alla lettera, non capivo il senso, no? È che dicevo, ma no, io non sono un prodigio, se lo divento allora lo dico. Ma in realtà il salmista vuole dire: mi hai fatto come un prodigio, perché contemplando, e ancora allora non c'era questa consapevolezza che oggi la medicina ha saputo raggiungere. Tuttavia, nell'analisi, nello studio del corpo umano, realmente ognuno dovrebbe poter dire: ti lodo, Signore, perché mi hai fatto come un prodigio, per quelli che sono i dinamismi che esistono in noi, perché Dio, la provvidenza, conserva e dirige tutto. E allora perché accade il male nel mondo? E questo era quello che volevo conclusivamente trattare in questi ultimi 10 minuti. Moltmann è un teologo del Novecento protestante, che ha però delle buone intuizioni. Von Balthasar riuscì a dialogare un po' con lui, poi ne prese le distanze quando Moltmann approdò alla teologia politica. Purtroppo la teologia luterana non riesce mai a rimanere in equilibrio come quella cattolica, appunto perché è eretica e scismatica. Moltmann sviluppa il tema dell'onnipotenza di Dio, cioè Dio è onnipotente e provvidente, ma non diciamo da vincitore. Dio non agisce nella storia dell'umanità da vincitore. Guida piuttosto il corso delle cose per mezzo di quella che Moltmann in inglese chiama Providence of Grace, cioè una provvidenza di grazia. È il problema anche del manicheismo al tempo di Sant'Agostino, quando appunto i manichei affermavano che esistono due dei, due principi, un principio del bene e un principio del male. È una maniera semplicistica di risolvere la questione del male rispetto a un disegno provvidente di Dio nella storia del mondo. Semplicistico perché te, se dici che esiste un principio del bene, esiste un principio del male, hai risolto tutto. In realtà il manicheismo è una corrente ereticale, perché uno solo è il principio, Dio, come dice San Pio X nel Catechismo. È Dio che ha cura delle cose create. Il male allora, vi dicevo poc'anzi, peraltro, che il manicheismo è una corrente ereticale del tempo di Sant'Agostino, IV secolo, V secolo d.C., ma si ripropone anche ai nostri giorni, esiste come pur c'è un revival di tutte le eresie, perché quando il guardiano della fede, che dovrebbe essere il Papa, in realtà è proprio lui che introduce un pensiero confuso, è evidente che le eresie fanno presto a esplodere, perché la mente umana non illuminata dalla grazia scade nell'errore. Oggi esiste anche una forma di neomanicheismo, pochi lo sanno, ma si ripropone la tesi secondo cui Dio, qui in modo un po' diverso, ma è quello lì il pensiero, è autore sia del bene che del male. Sono due autori tedeschi, un esegeta e un teologo, Gross e Kuschel, che nel 1992 hanno scritto questo libro scandaloso. Io non l'ho mai letto, non so neanche se c'è in traduzione italiana, ma io ero il 92, ero al primo anno di seminario e questo libro fece non poco clamore, perché questi dicevano: con Auschwitz, con i mali del mondo, e non possiamo che dire che il male, mettiamoci in pace, è inutile che proviamo ad assolvere Dio dal banco degli imputati. Dio è, dicevano questi due autori, questi due teologi, autore del bene e del male. Naturalmente è una tesi eretica, Dio è niente affatto autore del male. Sant'Agostino, che si è confrontato con il manicheismo, ha provato a dimostrarlo. Se il male non è qualcosa di altro dal bene, ma solo una sua limitazione, allora non è necessario ricondurlo a una divinità altra rispetto al Dio del bene, cioè il male è privatio boni, cioè privazione del bene. Sant'Agostino scrive: Dio, essendo sommamente buono, ecco qui San Pio X che dice che Dio conserva e dirige tutto al proprio fine con sapienza e bontà, quindi bontà infinita.
Allora, vedete che è molto bello tutto questo. Sant'Agostino dice: Dio, essendo sommamente buono, non permetterebbe in nessun modo che nelle sue opere ci fosse del male. Cioè è contraddittorio anche per il principio filosofico di non contraddizione. Se noi col Catechismo di San Pio X stiamo dicendo che Dio è sommamente buono, anche quando ci raggiunge, come ora vedremo, la malattia, perché poi parlare del male altrui è una cosa. Non so se ci capiamo. Parlare del male che subiscono gli altri è una cosa, ma parlare del male che poi portiamo nel nostro corpo attorno a noi o che ci raggiunge è tutt'altra storia. Ecco, e ogni essere umano prima o poi viene interpellato da questi problemi qui metafisici. Allora Sant'Agostino, quasi echeggiando San Pio X, anche se viene dopo, dice: se Dio governa il mondo con somma bontà, ecco, non permetterebbe in nessun modo che nelle sue opere ci fosse del male. Se non fosse tanto potente e tanto buono da saper trarre il bene anche dal male. Questo è il punto distintivo che ha sempre illuminato la mia vita, figli cari. E Roberto Andolina dice che Enzo Bianchi afferma che il male non ha spiegazione, ma è ovvio che un eretico neo-ariano che nega la croce come espressione del disegno di Dio non può che approdare al nichilismo. Ecco, dicevo ieri che gli eretici pagano già il loro fio, indipendentemente dalle vittorie esterne che ottengono, sono nel magma del caos totale, capite? Questa affermazione di Sant'Agostino, secondo cui, poiché il male è privatio boni, Dio, che è sommamente buono, lascia che il male accada per trarre da esso un bene, è una cosa che nella mia vita mi ha sempre accompagnato. Ecco, io non so se lo sapete, sono stato scomunicato 2 volte, è un male. Uno può dire a Dio, da innocente, da chi sta difendendo la fede cattolica, da chi si è messo in gioco rispetto a tutti gli altri preti. Avevo la mia parrocchia, avevo il mio stipendio, avevo la mia canonica, avevo le mie garanzie. Chi caspita mi doveva portare a fare quello che ho fatto? Hai capito? Difendo la verità cattolica, ne traggo apparentemente un male, perché mi hanno rimosso la parrocchia, sospeso divinis, scomunicato 2 volte e credo che non finisca qui. Credo che non finisca, perché vedono che non mi arrendo. Allora sembrerebbe che io subisca del male e che Dio non si interessi. In realtà Sant'Agostino, come vediamo poi anche nel romanzo dei Promessi Sposi, e questo è il punto che dovete cogliere, fiori cari, anche per la vostra vita, in realtà Dio permette quello che sembra di per sé un male oscuro perché quel male serva al bene, perché Dio dal male sa trarre anche il bene. San Tommaso d'Aquino questo secondo me l'ha spiegato ancora meglio, una Summa Teologia, dice così: ad infinitam Dei bonitatem pertinet, ut esse permittat mala, et ex eis eliciat bona. Ve lo traduco perché è veramente molto bello. Appartiene all'infinita bontà di Dio, quella di cui parla oggi San Pio X nel Catechismo, per cui Dio con la sua provvidenza conserva e dirige tutto secondo un fine di bontà infinita, appartiene all'infinita bontà di Dio permettere che vi siano dei mali per trarne dei beni. Quindi anche quando noi, per esempio, ci raggiunge una malattia, è inutile che stiamo lì a discutere perché mi è venuta, perché non mi è venuta, e così. Se Dio lo sta permettendo è per il nostro bene, perché da quel male che ai nostri occhi è tale, Dio sa trarre anche il bene. E attenzione che non è solo una questione privatistica, solipsistica, personalista, è una questione cosmica, è una questione universale. Il bene che Dio sa trarre dal male di ognuno di noi, e ognuno di noi ha le proprie croci, concorre al bene del mondo intero. Ecco San Paolo che dice, perché alla fine la radice ultimamente è biblica, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. L'esempio forse più clamoroso che può far svenire gente eretica come Bergoglio ed Enzo Bianchi è quello che adesso io sto per portarvi. Se voi pensate ai neoariani, loro non sanno spiegarvi perché esiste il peccato originale, e infatti lo negano. Dicono che è una leggenda del passato, un mito del vicino Oriente antico, perché non sanno spiegarsi come mai Dio lo permetta. Ma se invece uno ha una visione cattolica della fede, guardate cosa insegna il Catechismo, anche di San Pio X. Dio permette il peccato originale di Adamo ed Eva, che è un male, potremmo dire, persino quasi assoluto, perché aveva in vista la redenzione. Non vi pare straordinario?
perché aveva in vista nel suo disegno onnisciente di inviare suo figlio a morire in croce per noi. E così anche il peccato più oscuro, come quello originale, è superato dalla redenzione. Non è un caso che nella notte di Pasqua, in quella bellissima sequenza che si canta all'inizio, il preconio pasquale attribuito di matrice agostiniana, di scuola agostiniana, e solo quella notte lì si chiami il peccato originale felice colpa, felix culpa. Felix culpa, non si può dire sempre, ma la notte di Pasqua quando Gesù risorge sì, perché dice Felix culpa, perché hai meritato di avere un così grande Redentore. È un modo come un altro per dire quello che sta dicendo San Tommaso d'Aquino, cioè Dio nella sua infinita bontà permette che vi siano dei mali per trarne dei beni. E allora che cos'è il male nella definizione, diciamo così, classica? Malum est defectus boni quod natum est et debet haberi, cioè, e questo è l'articolo 49 della Summa Theologiae, pars prima, il male è la mancanza di un bene che dovrebbe naturalmente essere posseduto. Ecco, e mi pare che allora con questo noi possiamo anche concludere, ritornando a quello che dice padre Dragone, porta un'immagine molto bella, a proposito del fatto che Dio ha cura, quindi del mondo, si prende cura, c'è una provvidenza di Dio che sa trasformare anche il male delle creature in bene, perché il male è conseguenza anche di un esercizio errato della libertà umana. C'è parlare del male in termini filosofici senza coinvolgere la questione filosofica della responsabilità personale, o parlare del male in termini teologici senza coinvolgere e sollevare la questione teologica del peccato delle origini, è impossibile. Ecco, c'è una responsabilità delle creature che vogliono il male, no? Pensate alla massoneria. La massoneria cosa vuole? Vuole ottenere il controllo di tutto il mondo, vuole trasformare la Chiesa cattolica in una agenzia, in una succursale del nuovo ordine mondiale, e che cosa fanno? Sanno di fare il male. Anche quando per esempio investono il sottoscritto con questa valanga di condanne, con la crocifissione nei salotti televisivi, col venirmi addosso, con tutte le calunnie che hanno inventate per farmi crollare moralmente, sanno che stanno facendo il male. C'è un livello di responsabilità personale di un certo peso, perché la coscienza ce l'ha ognuno di noi, solo che Dio permette questo per trarne un bene maggiore che è infinito, perché Dio è infinito. La mamma, dopo aver dato la vita al figlio, dice padre Dragone, non lo abbandona a se stesso, ma lo cura amorevolmente, lo nutre, lo custodisce, lo educa, lo assiste. La cura che Dio ha delle sue creature è immensamente più grande di quella della mamma per i figli. Perché? Perché Dio è infinito, e pertanto il modo con cui si prende cura con amore di noi è un amore infinito. Questo teniamolo presente, perché ci accompagna tutto questo, no? Tutto questo ci accompagna nei travagli del pellegrinaggio terreno. Dio è un padre, come vedremo poi nella fattispecie della catechesi sulle questioni relative a questo argomento, che Dio si prende cura del mondo da padre. Ecco, per oggi possiamo concludere così. L'appuntamento, se volete, è questa sera alle 21:30, reciteremo il Santo Rosario davanti a Gesù finché il Signore ce ne darà possibilità, e dopo il Rosario davanti alla Santissima Eucaristia reciteremo la coroncina delle tre ore di agonia, e potete chiedere, chiamando a Radio Domina, all'equipe di collaboratori, potete avere in dono questo libretto, che è frutto di una ispirazione che io ho ricevuta. È una preghiera molto bella, sono contento che quanti l'abbiano pregata mercoledì scorso ne abbiano avvertito tutta l'intensità e la forza. A stasera dunque, mentre fra un momento metterò un post su Radio Domina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Avanti con Maria.